Mi sembra una cosa positiva quella che abbiamo appena visto. Sì. La lotta al Salva vampirla. Giancappello e ammazza. Ok. Non so come posso aiutare questa cosa. C'è una luce. Andiamo. Qual è la prima cosa che farai quando uscirai da qui? Abbracciare mio figlio. È sempre l'uomo bionico. Sì. Sono reperti, ragazzi, lo sappiamo già. Oh, sai già Diario. cosa sta per Sì. succedere? Allora, merda morta. Sono rimasto con lei fino agli ultimi istanti, chiedendole perdono. Merda luogo dimenticato da Dio, per aver anteposto la vanità all'amore. Quando merda, alla fine di tutto, ho capito che merda. Merda mi ha fatto giurare di seppellire per sempre questo posto. Ore 21. È accaduto qualcosa di empio. Mentre sedevo accanto a mia moglie, ho scorto un oggetto stretto tra le sue dita, la spilla di Lady Bradshaw. Doveva avergliela strappata quando l'ha assalita. Esaminandola, ho notato che somigliava a una delle creature esumate dai bozzoli. Erano questi i demoni di cui parlava Mary. Lady Bradshaw sapeva da subito cosa avremmo trovato qui. Il cadavere di Mary si è mosso. Non era mia moglie. Era una creatura disumana. Mi è balzata contro e solo le sbarre della cella mi hanno risparmiato dalla sua furia. Questo a La noi notte dei è già morti chiaro. viventi? Te È già la chiaro. ricordi la scena della bambina della Sì, notte dei sì. morti viventi? Absolutely. Io credo ancora che quella sia una Non delle nessuno scene di loro più resta sulle spalle. spaventose. Quindi spiegami. Perché diavolo ti sei arruolato con Saddam? Perché sono iracheno, mongoloide. Per noi non c'era scelta. Il tuo amico Nick? Ma c'è qualcosa Mi qua che non mi piace. fa camminare? Sì, non puoi scendere, devi andare È stato gentile. dritto. Non illuderti. In condizioni normali ti avrebbe sparato. Io cerco un pochino, ma così per sport. Però l'abbiamo preso. Qua in mezzo non si va. Sono questi due corridoietti laterali semi-utili. Ah, vai questa da fuggire. Va bene. Va bene, andiamo alla porta. Ok, Siamo alla porta del demonio. la porta del Demonium. Dai, ormai siete abituati. Ah, c'ha il cappellino Remember 911. Che significano i simboli sul tuo cappello? Per onorare i morti. Per questo combatto. Beh, è un motivo come un altro. È un ottimo motivo. L'unico motivo. Non ho problemi con te. Non ho problemi con te. Allora dovresti guardare il telegiornale. I milioni di morti che avete fatto voi. Un tempo Mamma un mia. uomo costruì casa sua sulla riva del fiume. Quando il fiume esondava, si allagava tutto. Quando il fiume era in secca, non c'era acqua e l'uomo aveva sete. Ogni volta gli insetti, ecco, mordevano l'uomo. Ma ogni sera diceva alla moglie: abbiamo tutto il pesce del mondo. Avete voluto voi la guerra, Jason? Sai, parli troppo per i miei gusti. Andiamo. Attenzione. Ecco il male. È sempre più in forma, tra l'altro. Sì. Si è allenato molto per questo scontro. Sono concentrato,
Fuie, fuie, Jason! Oh mio Dio! Madonna! Perfetto. Allora, non era questo l'incriminato? Quello della profezia, no. Intendo. Comunque, l'arma più forte è questo bastone. Il palicchio potente puntuto. Potente bastone, il cavicchio puntuto. Andiamo. Andiamo. Ci sarà qualcosa da vedere o prendere, no? Niente. E anche il vaso da notte di Pazuzu. Cimitero delle Fontanelle. Apriamoci. L'importante è che sopravviva Salim, comunque. A me questo demente col cappellino delle Torri Gemelle, sinceramente, anzi, se muore, ci un fa po' cortesia. Di soddisfazione in più, ci fa una cortesia. Questa può servire. Dinamite. Sì, dinamite degli anni 30. Se vuoi portarti dietro un candelotto di 60 anni fa, accomodati. In effetti. Ma la risposta è sì, eh. Potrebbe esploderti in mano o in culo, peggio ancora. Le armi chimiche sono vicine, vero? Quando inizi a sembrarmi e qui si va via, forse. Dici sempre qualcosa di stupido. Vediamo. Eccolo. È lui. E allora, l'accampamento è in rivolta. Sono scomparsi dei lavoratori. Il re di Bradshaw, merda. Ma posso intuirlo. Brama lo stesso destino, che merda. Vuole essere merda. Eccolo. 1 gennaio 1947, ore 1. Il sabotatore ha colpito ancora. Ci ha chiusi qui. Intrappolati con una di quelle creature. Tutto intorno si levano grida dall'oscurità. Crow ha preparato la mitragliatrice puntata alle catacombe. Ah, è quello che è successo. Harry lo diceva. Non si può combattere qualcosa che non vive. Non rimane che una soluzione. Radere al suolo l'intero tempio, anche a costo di finire schiacciati dalle macerie. Non devono uscire da qui. Indubbiamente. Va bene. Ok. Mi sa che c'era pure un'altra cosa a fianco, eh? Sì, sì, sì. C'era qualcosina qui da qualche parte. Devo dire che la navigazione, soprattutto negli spazi stretti... Ah, ma anche qua c'è qualcosa. La navigazione, soprattutto negli spazi stretti, è piuttosto angusta. Oh, spostiamo il solito bicchiere. Grande meccanica. Allora, Mary. Polso e temperatura elevati. Priva dei sensi. Durazione costante, apporto salino scarso. Consiglio interventi di chirurgia. Potremmo non sopravvivere. La paziente si indebolisce, ancora movimenti visibili sotto la pelle. Organismo parassita? Eh? Organismo parassita? Sei tu? Sei tu? Che vita è merda. Appicciamo a luce, oi. Che c'è stacca a dorete, guardami sta cosa, oi. Ah, c'è Cadaver! Il protagonista di Iron Maiden. Quello della copertina. Fine? Fine? Oh, una bella foto del signor Pesce Serpente qua. Nello stomaco dell'esemplare è presente una quantità spropositata di sangue.
Le analisi dei campioni evidenziano un elevato contenuto di adrenalina. L'organismo si ciba di paura? Terrorizza, mamma. Va bene, una foto alla statua di Pazuzu, va bene. Insomma. Va bene, allora, immagino ci tocchi proseguire. Non è vero. Cos'è? Ah, un Non sono... onice. Onice nero. Ok. Vado a prendere un goccio di caffè. Aspetta, questo. Prego. Ci sono. Ok, allora si prosegue. Caverne. Avete capito quanto siete Qualunque cosa ci fottuti? sia, gli esploratori ci hanno anticipati. Aspetta un attimo. Che vuoi fare? Pensi siano sopravvissuti? Speri ancora. Possiamo solo sperare. Oh, perfetto. Sempre più giù. Nuova zona di Dark Souls. Ah, vediamo una cosa, aspetta. Dopo ti spiego una cosa, vediamo prima però. Tua moglie. Che dico? Non sapevo che Dar fosse sposato. Strano come puoi conoscere qualcuno da anni e non conoscerlo davvero. Non sapevo che il capitano fosse sposato. Sarebbe quello stronzo di prima? Sacco di merda, sì. Non ce l'ha fatta. Meglio così. Uno stronzo in meno da liquidare. Verrà il giorno in cui rimpiangerai questo modo di pensare. Non ho alcun rimpianto. È che lei è scemo. Gli scemi non hanno nessun rimpianto. Beati loro. Non che sacco di merda ci fosse simpatico, ovviamente, per carità. Questo turno va Frampallon. Let's go, Frampallon. Le caverne. La colonna. Buonasera. Ciao Pagolone. Questo posto è pieno di Bonsoir. simbologia. Come la Stiamo va? giocando a Man of Merdan. Ah, ma è coso? Che te ne pare? Non ho mai visto nulla di simile. Antidonno. È la stessa casa di È il sviluppo. cavo di un Eh sì. ascensore. Gli esploratori sono scesi. C'è Pazuzu e i Dovrebbe vampir essere un là paio di qua, salotti. Bagolone. Ok. L'organo sembra integro. No. No, non scenderemo là sotto. Gli archeologi non sono riemersi, ti dice niente? Noi non siamo archeologi. Il nostro Com'è mondo è là sopra, brillante. non sotto. C'è un esercito di mostri tra noi e il mondo di sopra. Ma Cosa ti Sporco è dici? Cosa sopravvissuto, sei no? pazzo? Wasteland, mi pare che l'abbiamo Sì, è salvato. sopravvissuto. Mo' Lo so. sbucherà. Vuoi davvero combatterli a casa loro? Quel che faccio da quando ho messo piede in questo paese? Ma stai zitto, Addio a merda! quell'ascensore! Stai zitto! Veramente ogni occasione è buona per stare zitti. Spreca proprio ossigeno. Vediamo l'ascensorio. Il famoso ascensorio. Ma colone, ti sei perso un poco tutto il fatto apposta. Ma c'è Wasteland, poco da tu capire. c'è ancora quella teoria? Qual è la teoria? E La tua, no, la tua era. qual è la mia teoria?
È un'allucinazione. Mi sembra veramente stranissimo. Mi sembra veramente improbabile. Certo, è una follia tutto ciò che sto vedendo, no? Eccolo. Oh, signor Giovanni. Sonno e assete di sangue. Quante anime sono sprofondate? Abbastanza, abbiamo perso. A sto giro, sì. Una ritorna alla luce. Chi? E l'altro scompare per sempre. La moglie. Morta una persona, quindi. Eric, e la moglie non è morta allora? Comunque, Eric. Prizio. Oddio, non lo so. Prizio, non è detto che sia morta. La morte ha saldato il conto con lui. Non è detto che sia morta allora. Speriamo che nulla di sgradevole sia accaduto al sergente Kay. Chi sprofonda nell'abisso difficilmente torna in vita. Eh beh, direi. Un uomo che è sempre. Jason e Salim, nemici giurati che non riescono a seppellire l'ascia. Salim sì, però. Se non bene a fondo, in una schiena. Salim non ha mai alzato l'ascia. Non vorrei sembrare un ospite scortese, ma devo avvisare che il tempo stringe. Ultimo atto, dai. Salutare i tuoi protetti quando arriveranno al traguardo. Oppure a seppellire i loro miseri resti. Tie. Com'è simpatico, giante schiazzo proprio. Ok. Ok. Allora, Bagolone, sarò brevissimo, ci metterò una quindicina di secondi, va bene? Vai. 2000 years later. Dove ne vedrai delle belle, Wasteland. Va bene. Tipo Camp Slayer. Ancora? Oh, Eric, quante volte? Io sono così. È questa la strada che ho scelto e sono stanca di dovermi giustificare. Sì, quello è sporco, eccolo. Come voglio viverla. Ehi, cosa che hai detto? Questa è quella che credevamo fosse morta, ma non lo crediamo più a questo punto. Un momentaccio. Sì, è un momento di merda. Ti lascio qui i fascicoli che hai chiesto. Non ora. Ho detto di no. Non volevo disturbare. Non sei tu. Sono io. Sono io che sono una puttanazza. Esattamente. Sembra che qui. Ci voleva qualcuno che aveva il coraggio di dirlo. Che cosa? Io di sicuro. Waste, hai sbloccato un ricordo diverso dal mio. Comunque. Oh, wow. Ciao Brown. Wow. Hai ucciso quella donna. Ciao Brown. Ehi, con me. Silenzioso Brown. Addio Brown. Mi sentite? Sì, sì. Oi, Brown, ti sentiamo. È che non arrivo. Tutti pensano di sapere cosa provo. Ne sto uscendo. Vuoi sapere io che ricordo sbloccato, Waste? Certo che lo voglio sapere. Finiamo di vedere questo. Hai già i tuoi problemi. Non che abbia un chissà qualche quale valore narrativo e narratologico. Gli stronzi. Hai capito, insomma. Lei è pappagorgia, Bagolona. E comunque. E comunque okay. Io sono sporco. Tu ce la farai. A essere contagiata. Oppure chiedi. E ci penserò io. Chi è Gesù? Chiedetevi se era dato. Che è sta bodycam? Oh mio Dio. Pasqualazzo. Hai visto? È caduto. Il tuo turno. Sì, sì. È caduto nei teschi e nelle ossa. Con lo sporco. Dentro un mucchio di ossa, no? Oh no, eh? Caro sporco. Ah, ma tu. Questo è rimasto nella camera sacrificale. La battaglia è finita. È rimasto coi gallinazzi qua. Cerume, che ha fatto? Fra poco ci beccheremo. Ella, eccola. Attenzione. Eccola. Evviva, evviva. Evviva. Ma è contagiata. È contagiata. E mo vedranno il povero cadavere di Eric, ragazzi. Nick, non ci speravo più. Non ci speravo neanch'io.
No. Ammocco tu con tutto sangue, no. Vai, vai. Schifezza. Anton Paolo. È Anton Paolo. È Anton Paolo. Anton Paolo è tornato. Ah, ovviamente è immune a ogni forma di... Ma perciò è meglio stato il crocifisso che le pistole, che mi hai fatto morire queste. Che dementi. Che banda di scemi. E dai. Abbiamo mai visto che il crocifisso fa qualcosa contro Anton Paolo? Guarda come corre, eh. Scattante Anton Paolo. No, è Bolt. Ma questi worklight chi li ha messi? Loro. No, no. Gli archeologi di prima, c'è la giustificazione. Chiudi, 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 chiudi. La porta! Vai, vai. Te prego. Sei pure super forte, Anton Paolo, qualcos'altro. Lui è il potentissimo accadico. Attenzione. Di là, di là. Sono pronto e sono lucido. Pronto e lucido. Jurassic Park, lucido. Scena dei Velociraptor. Ah, ma respiriamo. Perché, perché è cieco? Sono un po' scemo. Aiutatemi. Vai, vai. Devi distrarre. La cosa più brutta è quando la A diventa un Y all'improvviso. Non è ancora successo. Non è ancora successo a questo gioco, sì. Ma non in mezzo tra due, no? No, no, facevo partire una seconda fase dove c'era la Y invece là. È ipnotico. No! Eccolo qua. Anton Paolo! Mannaggia a cazzo! Mannaggia a cazzo! Ma non si capisce comunque perché non è ferale, cioè non è una bestia. No, è Anton, è solo Anton Paolo. Capito, per dare un calcio nello stomaco comunque un minimo di intelligenza ce la deve avere. O no? Non è importante in questo momento, Bacolone, capito? L'importante, no, l'importante è buttarlo a terra. Di distrarre questo. Mo ce l'ha spedito a noi. Pensavo sputasse anche lui. Ce l'ha rad direttamente a Salim, Anton Paolo. Ce l'ha passata. Si rialza o non si rialza Anton Paolo? Vediamo. Certo si rialza. Sarebbe meraviglioso che schioppasse, ma... il dito, eccolo. L'Anton dito. L'Anton dito. Nick. Hanno trovato i segni a terra. Che succede? Dov'è finito? L'ho spinto giù in una fossa. È morto? Penso fosse già morto da un bel pezzo. Come sei brillante. Ero certa di averti perso. Ero nel panico. Tuo marito non te ne ha fatto un cazzo invece. Siamo vivi. Ad altri è andata peggio. Altri così in generale, importante, non sappiamo chi è morto nel gioco, quindi diciamo gli altri. Dobbiamo parlare? E di cosa? Dobbiamo scappare? Di noi. Voglio sapere che succede tra noi. Subito lo stronzo se ne approfitta che è morto il marito. Sapendo se stiamo insieme. Rivedendo Eric, ho ritrovato l'uomo che mi aveva fatto innamorare. Ma è smuerto. Sei arrivato quando ne avevo bisogno. Ma loro secondo me non lo sanno, cioè lei no, lui nemmeno. Ma qualcosa è cambiato. Non l'ha visto morire, secondo me. Non mi serve nessuno per scacciare i miei demoni. È finita. Andiamo da Kolchak. Il personaggio è tuo, Waze, scegli tu. Oh, lo faccio capire, non sia mai esatticcica. Certo, sei una grande stronza, noi te lo possiamo dire. È strano. Sì, ma d'altronde... con Eric del tutto. Ma lui ha retto quella corda. Fino alla fine. Ah, quello è il fatto. Poi è morto anche. Ma avrei tante cose da dirgli. Ma ormai è tardi.
Ma fammi capire, mi stai lasciando per un morto? È Jason. È vivo. Andiamo. Andiamo, andiamo. Ci siete, ragazzi? Sì, sì. Brown è morto? Franfallone. È il momento di Franfallone. Struttura ignota. Struttura ignota. Il grande vuoto. Il grande albero. Radici del grande albero. Abisso delle radici. Vabbè, quindi avete ancora quattro personaggi in vita. Questo li batte tutti. Incredibile. Sì, sì. Sembra che non ci seguano. 5. Vuoi che li aspettiamo oppure? Non dovevi dirlo, Bavolone. Andiamo. Franfallone, col tuo permesso, io vado. Vadi. Perfetto, apri. Oh, perfetto. Allora, molti reperti confermano l'ipotesi che il tempio servisse da luogo sacrificale. Sappiamo che l'impero di Akkad fu piegato da un secolo di siccità. Piagato. Fenomeno che interessò anche l'antico regno in Egitto. L'assenza di piogge causò l'abbandono di numerose città mesopotamiche e spinse le tribù barbare e dei Glutei a scendere dalle montagne, scontrandosi sovente con gli Accadi delle pianure. I ritrovamenti nel tempio si riconducono a un disperato tentativo di riconquistare il favore degli dei. Reperti correlati, onice nero, trovato, pietra forata, trovata. Tutto trovato. Molto bene. Ce ne faremo qualcosa, no? Perché li abbiamo lasciati per terra, quindi sono puro mero collezionismo. Molto bene. Molto bene. Proviamo in questo posto di merda che ci porterà una subitanea morte. Vediamo cos'è questo albero di merda qua. Ecco qua. Albero di fango e merda. Fango e merda. Guarda, non puoi guardare tipo sopra e sotto? Mi pare di no. Sì. Ah. Che cos'è? E adesso? Un bozzolo. Ah, siamo proprio messi ad Alien. Quando sei anche uno scienziato. In America non studiate scienze a scuola? Oh, no. Che dissing. Le scienze sì, ma non gli odori delle scienze. Pure una materia a parte, odori delle scienze. Odori delle scienze. Abbi coraggio, Wasteland. Ne ho pochissimo. Non ne ho mai avuto così poco. Ecco, questa è la fine che faremo. Ah, questo è l'esploratore. Guarda che zizzica, guarda. Questa sarà Lady Bradshaw? Chi lo sa? L'orologio d'oro, ragazzo. L'anello del duca. Vai. Ho già visto questo modello. Mi sto flashando? Mary Hobson. Sì. Deve essere la moglie. Ah, la moglie dello scienziato dell'archeologo. No. Sono tutti morti. Dimmi. Permesso, Salim. Non posso finire così. Un altro libro. Appartiene a Randall Foxon. Forse può dirci qualcosa di utile. Non l'ha aiutato. Ah, perfetto. Merda. Il libro più breve della storia. Allora, il nemico, però guarda come si chiude bene, nonostante non ci siano le pagine. Beh, il giorno in cui aggiusteranno questa cosa nei videogiochi avremo fatto dei passi avanti con l'immersività. Indubbiamente. Ma Colone, tu stai giocando senza cuffie? Non ho le cuffie fighe. Ok, questo è l'importante. Vai, questo è l'importante. No, perché non volevo che si generasse il problema dell'altra volta di Maura. Una volta distrutto il tempio, io e mia moglie saremo merda. Le devo almeno questo. Nel mio orologio custodisco il ritratto dell'America e desidero ricordare quel mostro merda. È stata tutta opera di Lady Bradshaw. Sapeva sin dall'inizio cosa c'era qui. Ci ha condotti da loro. Brava Bradshaw. L'ha trovata di sotto, china sul corpo assassinato di Van Oyten.
si è voltata a fissarmi e non era più lei. La mia mano è scattata verso l'arma più vicina, un picchetto di ferro. Un altro cavicchio puntuto. Con la punta di metallo, trapassandole il cuore. Alla sua morte, empie grida sono riecheggiate nelle profondità della terra. Empie grida. Come in risposta al sangue che le scorgava dal petto. Ok. Tamburi. Tamburi. Negli abissi. Molto bene. Perfetto. La pustola è merda. Si va di qua. Di qua. Si salisce, si salisce. O si trova un antidoto oppure la signorina è perduta. Questa è la fine che fa. No, non l'hai vista la fine che fa. Diventa un po' come Anton Paolo, ecco, una versione meno figa di Anton Paolo. E Anton Paolo c'è anche la equipment sumero qua. Esatto. Ha sbloccato il DLC, ha comprato la skin. Esatto. Ma proprio Prometheus comunque. Molto vero. Un po' meno tecnologico. Ma neanche tanto, Ma neanche tanto. Cazzo siamo finiti? Vedi che il tunnel è proprio Prometheus. Sì. Beh, si vede il posto più di merda che si può immaginare, insomma. Esatto. Sono nel The Ring che sono posti peggiori di questo. Esatto. Si vede il posto peggiore dove si possa essere. Ostia. A Dispoli. Dove diavolo siamo? A Castel Volturno. Sembra irreale. Esatto. Ma sono gli unici sopravvissuti? C'è... No, ne abbiamo altri due. C'è la moglie e Sporco. L'amante. Faccio notare che nel frattempo la sacca di Salim è di nuovo bagata. Sì, sì. Mi sono dedicato a lui per non fargli mancare mai nulla. Genitore single. Deve essere dura. Lo è. Ma mio figlio è il mio orgoglio. Ma questa luce è gialla, dove viene? All'università. Se smettesse di rubare. Da morire. Vabbè, è quasi finita, dai, Salim, è quasi finita, so. Oppure devi... Tabascio, forse non è meglio, Salim. Devi solo sperare di sopravvivere a un'ultima ondata terrificante di Quick Time Event. Sì, sono degli alieni. Sì, sono degli alieni, alieni. Sono degli alieni, sì. Torneranno. Giusto, scusami, dovevi giocare tu. Torneranno qui. No, questo è il tuo personaggio. No, è sempre Franfallone, pure lui. Sempre Franfallone, sì. Vabbè, Salim ma ormai... è mio. Ti vedo pensieroso. Forse. No, forse è tuo pure. Il tuo è solo lo sporco. Forse dovremmo prendere l'iniziativa e. È rimasto solo lo sporco a te. Sì. Che hai in mente? Entriamo là dentro e cerchiamo un modo di far male a loro. Vai, Brizio, allora. Ti copro le spalle. Ti copro le palle. Ehi, plop. Ognuno di te, certo. Qualunque cosa succeda, conta su di me. Resteremo uniti. È l'unico modo. Prima gli spara. Andiamo, dai. Vai, all'attacco della civiltà aliena colossale. Ce la possiamo ancora fare, sicuramente. Certo. Con i nostri potenti mezzi, tipo il cavicchio puntuto. Bastava una bella lampada UV, faceva una strage. Infatti abbiamo persa la lampada UV. Quanto sono 3500 piedi? Un chilometro e due? Boh, te lo vado a vedere. Controllo anche io, Beh, se un chilometro e qualcosa. 1000 metri, 1066 metri. Perfetto. Che cos'è?
Ma non c'è nessuno in casa, che succede? Eccoli. I fazzurzoli. Ah, si hanno fatto pure statue. Sperando siano statue. Proprio Prometheus. Tu speri troppo, sì. Pipino. Sì, però con le luci della mosca. Esatto. Un poco di sintetizzatori e via. E si parte. Vabbè, un po' alien pure c'è, dai. Prometheus quello, Brown. Quello è. Ma l'astronave che è? In che senso l'astronave che è? Cos'è è Prometheus? Prometheus è il sequel di Alien. Ah. Che poi sarebbe il prequel. Poi sarebbe il prequel. Giusto. Mi state confondendo. È uscito 2015-2014, Brown. L'ha girato sempre Issu ed è il prequel di Alien. E non mi sento di dire che sia male, peraltro. Poi hanno fatto anche un sequel di Prometheus, che è un prequel del sequel del prequel. Alien Covenant, dici? Sì. Ma Issu in dialetto, me l'hai detto, con lui. Sì. Issu, con lui. con lui. Vabbè, Brown, non c'è bisogno di parolacce, però, Non mi indurre alle parolacce, per piacere. Guarda che luce, Guarda che luce. Salim, vieni qui. Vieni qui, portami due kebab. Pure questo parla in dialetto. Sì, Salim. Vieni qui. Salim, Abbas. Abbas sarà il cugino. Le freddure di Brown uccisero gli alieni. Forse però stiamo sbagliando la prospettiva. Dita che si muovano o non si muovano, non si muovano. Esamina la conchiglia puntuta. Acchiappa la conchiglia. C'è anche un po' di Spielberg. È un controller. No, c'è un po' di incontri ravvicinati del terzo tipo. È un'ocarina. Pazuzu of Time. Che cosa fa? Niente. Ci piace così per quello ci che è. Ci piace l'ocarina, sì. E quindi devo andare di qua. C'era anche quel film con Lino Banfi. Che carina l'ocarina. Non vedo che altro possa fare qui io. Me ne vado di qua. Addentrati nell'ignoto, Wasteland. Addentrati nell'ignoto. Saremo in profondità. E abbiamo già letto prima. Qui sotto si perde la cognizione del tempo. C'è muschio dappertutto. Vedi qua. Sbaglio, sembra. È di qua, sì. Va bene. Sì, è di qua, confermo, mi ricordo questa parte. Finalmente vediamo che sono queste cose. Questi guidano pure, quindi, sti stronzi, altro che bestie. O almeno guidavano. Salim. I nostri amigos. È uno di quei cosi, ma più vecchio. Antico. Non mi sembra vivo, e a te? Quindi non si decompongono, fatemi capire. Toccalo tu, Fifone. Non lo tocca. Guarda che unghie. Guarda che texture strecciate. Maggio cagato a mano. Ma morivi per il detrito, questo. Hai capito? Ucciso da detrito. Hai visto anche tu? Certo, ho visto, cazzo. Quella creatura è fossilizzata. Deve essere vecchia di milioni di anni. Analizziamo il veicolo, dottor Stromberg. Non vedo più questa cosa. Niente, è scomparsa, dottor Stromberg. Era quello di prima, forse. Doveva computare. È sparita l'analisi del bagel. Sì, esatto. Dottor Stromberg non sbaglia mai. Andiamo. Ischierda dereccia, cia. Ischierda dereccia, cia. Qua che è? Cadaver.
Ah, questo è il gluteo. No. Sì, sì, è il gluteo, sì. E che passa? Che è passato? È vivo questo. Sì, sì, è guardalo. Vivo. Guarda l'armatura. Sembra uscito dritto dalla Bibbia. Vivo è un parolone, Brizio. Hai visto? Credo sia vivo. È impossibile. Qui dentro tutto è possibile. Porca puttana. Possibile sia ancora vivo, col cranio aperto a metà. Il liquido deve aver preservato il corpo. È preservato pure un parolone. Che facciamo? Non possiamo lasciarlo così. Fallo smettere, Jeffrey. Credo che ormai sarà abituato. Dico davvero. Sarà qua da migliaia di anni. No. Il rumore attirerebbe i vampiri. Faccio io. Ora posso scegliere se farlo o no, per caso? Prizio, dimmi che devo fare. No, lo ammazza, non ti preoccupare, gli dà pace, poverino. Sta qua da 2000 anni, sto povero Cristo. Ti immagini 2000 anni fermo a aspettare nel nulla cosmico? Non c'è dubbio. Che palle che ti fai. Le palle proprio. Secondo me psicopalle notevoli. Muori di psicopalle per 2000 ancora anni, capito? Morte per psicopalla. Madonna mia. Levati al cazzo, Salim, scusami, Attenzione ai vampiri, arriveranno dappertutto. Sì, saranno 15.000 circa, figurati. Questa è un'enorme pena. Questa è la palla. Oh, ma non va capo pa' qua. Posizione. Brown. Brown. Mannaggia tutto cosa. Mannaggia. C'è qualcosa che devo vedere qua dietro? No. Andiamo. E si sale, si risale. Questa attesa mi sta. Questi sono degli avvisatori che sono. Ma io non lo so. Scoppiettano. I scoppietto sono. Vieni, Algros. Sì, sì, suona di prima. Così nel pozzo perché eterno. Perché la telecamera è così grande? Perché stai per morire, Wasteland. Stai per morire. Vai, devi solo arrivare dall'altra parte del buco. Tizio, non mi piace. Queste sono le telecamere dei boss, comunque. È normalizzato. Eh sì. Mi spiegate perché Salim ha una luce fissa su di lui, nonostante sia buio ovunque? Pozzo eterno della muerte. Attenzione. Sono vari larvazzi. Che cosa c'è? Mi sa che abbiamo fatto bingo. Ma come li ammazziamo tutti questi? Madonna mia. Ce la fai tutti questi quick time event, Westland? Stai pensando ai bozzoli? Già. Pensiamo la stessa cosa.
Questo non mi sembra tanto. Madonna, sai quanti quick time event adesso? Attento, no, cipollina. Piano. Cerca, grazie, di non, vale, toccare i cosi verdi, mi raccomando. Niente cipollina. Te lo dico per esperienza. Sono queste. Esatto, passa a destra. Sinistra. I controlli sono una merda, eh. Cipollina. Poi cipollina di nuovo a destra. Qua devi passare in mezzo ai due a sinistra, vedi così. Capito? Sì. Di là non puoi andare. Scusa, okay, che i controlli sono una merda. Attenzione qua. Ok, vai dritto. Cipollina. Non andare troppo a sinistra, che c'è una cipollina. Questa dritta. Cipollina, poi c'è lì. Qua non mi conviene passare, passo di qua. Sì, sì, passa qua. Sinistra non... Sì, poi a sinistra, in mezzo alle due statue. Potrei passare pure di qua a destra. Passa di là, no, vai. No, non puoi. Cipollina. Quella di carnevale, avete presente? Sì, sì. Issu, bravo, praticamente. Issu. Cipollina. No. Sì. Vai, è solo a terra qua, vai. Sì, scusami. Io faccio tripli check perché me ne pento poi. Qua c'è cipollina un po' ovunque. Ah, vedo che la situazione peggiora leggermente qua. Di qua non si può passare. Allora, o mi infilo qua dietro. Fai il giro lungo. O faccio questo giro lungo? Ce l'ho questo giro lungo a disposizione? Sì, 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 secondo me sì. Cipolloni. Mo se esce, capito, durante il video che calpestano una di queste cose. Continuerà questa storia delle cipolline. Gli scheletros. Qualcuno era arrivato. Dove sei arrivato tu? Vieni a me. Ah, sono creature. Si sono ammazzati a vicenda. Quasi come cani famelici. Non capisco. Pensavo che fossero un branco. Gerarchici disciplinati. Perché combattono tra loro? Usano appiccicata. Il mondo finiscono per lottare. Ah, è per farci la morale. Non sono certo siano di questo mondo. Eh beh. Bene, bene. Mo dove me ne devo andare? Di là. Non di qua. Di qua, no? A destra, sì, di là. Vadi. Prosegui. È tutto un continuare a scendere. Che palle. Oh yeah!
attenzione all'erba cipollina. Poi ci pensi tu a fare cosa esattamente? Merda, Nicky! Sei arrivato come la cazzo di cavalleria! Ti credevo morto. Non ancora. Ecco anche Pappagorgia che arriva. Bello rivederti, capo. Dammi la mano. Morto Eric, non se ne è fottuto nessuno comunque. No, niente. Il colonnello è morto. Ok, assa fa. Per fortuna sei qui. Questo posto. Arriva la luce a 1000 piedi sottoterra? Ragazzi, a 3000 piedi sottoterra? E c'è un bel bucone. Ah, addirittura gioca! Sala delle stelle, questa è quella di cui avevano parlato gli archeologi. 3800 piedi, signori. Ciò cazzo. Siete scesi di 2 chilometri. Senza manco accorgervi. No, di 200 metri. 200 metri, prima quando erano, scusa? Era un chilometro. Ora siamo a 1 e 2. Ah, prima erano 3500 piedi, giusto, giusto. Ah no, di meno, siamo scesi di... Ci serve un piano. 60 metri, 70 metri. Fruttiamo quei bastardi e andiamocene. Bel piano. Sergente Kay, che cosa ci resta? Vediamo, 8 caricatori di 5,56 FMG, 3 esplosivi da 40 mm, un paio di pistole da 9 mm, 4 caricatori in tutto. Li faremo bastare. Sembra quelle... No, è un panetto di composizione C4. Che cos'è? Una ricetta, la videoricetta? Nel complesso non basta. Abbiamo anche questa. Sì. Oh! Inaffidabile. Dovremmo accontentarci. Dobbiamo fare la scelta. Le ci sono andate, ma possiamo innescarla con il C4, sperando che faccia ancora danni. I vampiri provengono da quei bozzoli. Quanti ce n'erano in quella grotta? Migliaia, probabilmente. Li facciamo esplodere. Ne bruciamo più che possiamo e ce ne torniamo in superficie. Che ne pensi, sergente? Urrà! Veri uomini. Non gli lascerò portare una pistola. Ormai la situazione è cambiata. Ora combatteremo uniti. Salim, dici qualcosa intelligente, ti prego. Perlustriamo la zona. Ho bisogno che tu dica qualcosa di intelligente. Si mette a pregare. Ho la sua mano bionica. Ah, questo è come l'inizio del gioco. Perlustra la stanza e parla con i tuoi alleati. Mi manca Pasqualazzo, però. Ah, perfetto. Caccia alla vittima. Introduzione del parassita, gestazione del parassita, morte dell'ospite, sopravvento del parassita. Perfetto. Lo immaginavamo. Ma grazie per averlo studiato, diciamo. Quanta roba c'è qui. Quanta roba. Qui... Tavoletta. Prima che succeda. Oh mio Dio. Questo è il prossimo Ragazzi, gioco. Il prossimo gioco, ok. Come sempre. Brown, suona, canta, su. Aspetta, guardo dietro. No, fa redo. Bagolone, canta. Bagolone, sei vivo? Quello è do. Giro questo. Io verso Bagolone, ragazzi. Mentre continuo a scoprire dettagli sulla lingua musicale di queste creature, la mia mente si domanda come siano arrivate qui. Hanno solcato i cieli nell'era dei dinosauri? Il loro grande impero dominava la terra mentre noi eravamo ancora dei primati appesi ai rami degli alberi?
ora sono morte. La loro forma corporea appare simile alla nostra, ma ogni altro aspetto è del tutto alieno rispetto alla vita che conosciamo. Mi senti ora? Sì, ti sentiamo. Il pannello mostra quella che sembra essere una costellazione, la balena, vista dal nostro pianeta. Forse sono atterrate qui dopo aver attraversato lo spazio profondo. Quindi questa è la lingua degli alieni. Vai Bacolone, cantacela. Bacolone e Brown together. Vabbè, un fallimento proprio. Che cazzo, no? Bacolone. Sei qui? Sì, stavo cercando di capire. Ho fatto qualcosa. Ah, vabbè, sì, cazzo, dai. Questo, prima che arrivano tutti i vampiri qua. No? Brown. Allora, al centro, analizza al centro. Ho paura che si attivi qualcosa. Hai ragione. Dica Bavolons. No, dico, questi alieni parlano in chiave di violino, diciamo. Certo. Si chiamano i violinazzi. Stanno arrivando. Deve finire qui, con merda. Se avrò tempo, userò i miei ultimi istanti per dettare questo diario su merda trovato tra le macerie. Può servire da avvertimento a chiunque merda. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Non si esima, non si esima. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. Si è sbarato. No, non ha sigillato. No, si è contraddetto subito. Oppure ha creduto di aver sigillato. In realtà ha sigillato perché non hanno mai lasciato il tempio. Sì, sì, poi c'è stato un crollo. Ok. Nessuno è sopravvissuto. No. Anche il dottor Rodolfo è morto. Sì, e anche tu molto presto morirai. Questo l'ho scoperto leggendo il coso, diciamo. Che cosa non darei per rivedere il sole? Quello è una birra fresca. Ah, americane. Rachel. Sì. Mi spiace per Eric. Era una brava persona. Un po' idiota. Lo era. Ma sicuramente uno dei migliori tra gli americani. Ma madonna, meglio di questo chiunque, ragazzi. Questo, ripeto, se muore ci fa un favore perché... Lui è l'unico che non ha avuto un soprannome, giusto? L'abbiamo schifato così tanto che non ha un soprannome. Lo possiamo chiamare spreco di ossigeno. Ok. Per trattarlo bene, però. Va bene, direi che possiamo andare da Salim, che invece è una persona avveduta e anche quasi di cultura. Liberate i cani! Ora li chiamano tutti. Sta cantando. Ride. No, c'ha l'alien nella panza. Si è scopata. Stai pure gli alieni. Sì, ragazzi. Ho detto che era un po' zozza. C'è l'alien. Ma pure senza alien però... era un po' zozza. Però sul finale avremo la sorpresina. Prizio. È una lingua basata su accordi, scale musicali, suoni. Mary era una pianista. L'ha decifrata. Oh. Ha capito che i simboli rappresentano le stelle. Mo chi sa suonare? Cetus, la balena. Ma è stato tanto lontano dal cielo? È un mistero. Secondo il diario, il dispositivo riproduce un'unica scala di suoni. Ma Mary lo studiava da sola. Penso ce ne sia un'altra. Mi dovrai aiutare. Che posso fare? Questa plancia è troppo grande per usarla da soli. Ha capito tutto, Salim. Innaggia, ha capito un cazzo. Vai, suona la balena, Wasteland. Già va. Muovi finché non parte l'astronave. Sgrilletta tutto. Sgrilletta tutto, vai.
Allora, cazzo di cane? Eh sì, veramente pretendi di capire questo. Non c'è nessuna logica. E allora? È la mancanza totale di logica. Perfetto, eccezionale. Enigma risolto. Arrivano gli alieni. È incredibile. Lo scontro finale? Sono qui per noi. Queste creature fossero pacifiche. Comunicavano usando la musica. Ma magari sono pacifiche. Che tu non te magna gli agnelli, fammi capire. Il loro impero tramontò. La musica si interruppe e tra loro scoppiò la violenza. Cos'è il Silmarillion? Un'epidemia, la follia. Gli sta scoppiando l'alieno. Tramutò da architetti in assassini. La paga. Ora sono creature malvagie, animali, corpi morti, senza prede da uccidere. Per ma filosofeggia, che cosa sta? Partori dall'anno. Del nostro arrivo. La vedo malissimo, ragazzi, per Pappagorgia. Matt! Rachel! Ti prego, non mi fare questa citazione ad Alien, ti prego. C'è stata una penetrazione con l'alieno, mi scusi. Eh sì. E si è bombata un alieno, raga. Brown, sì. È infetta. È dentro di lei. Dalla Pappagorgia, tra l'altro, esce l'alieno. Capito l'abitudine della tipa, dice, forse è da là che si esce. Come fa? Se da qua entrano, da qua escono, no? Ah, Rachel vede l'arrivo di sti stronzi sul nostro pianeta attraverso questo stronzo volante. Dove sta pensando al coso di sporco? Ecco l'Italia. Meravigliosamente equiparata a questo grosso stronzo. Vengono dallo spazio. Non è casa loro. È un'arca. E l'ha detto Salim, fino a mo. Aveva avere le allucinazioni. Fa qualcosa, sta diventando una di loro! Levito sofferenze. Tenetela ferma, cazzo. Ci sarà un modo, non possiamo perderla! Abbiamo visto, no? Che è successo? Tienila ferma. Sappiamo com'è andata con Clarisse. Dobbiamo evitare che si trasformi anche Rachel. Wasteland, questa volta. No, c'è un modo. Shadow Waste. Ecco. Sei cattivo. Mi sto trasformando. Merda, Rachel. Io devo eliminarti. Sono io, sono Jason. Io? Che cosa sono io, Jason? È riferito a quello che gli deve sparare. Sono io, Jason. Capito? Ti prego, abbassa l'arma. Stai delirando adesso, dici cose opposte. No, niente da fare per te. Non ti puoi salvare questa volta. Con la musica l'avresti potuta salvare, questa. Il cazzo. Ode and the Frod era tutto a posto. E anche Pappagorgia. Ragazzi, scusate, dovevo far lasciarla vivere. Di nuovo per uccidere un altro. Non penso proprio. Tipo, non me l'aspettavo. E questo è cattivo. Ammazza che le abbiamo. Donne. Non è che le abbiamo sbagliate entrambe, boh. Era necessario. In piedi, sergente Kay. Mo cambierà nome, sergente Kay, questo. Sapete che forse non andava uccisa, ragazzi. Non era bianca, non mi sembrava forse che si stesse trasformando. Dobbiamo allontanarci ora. Adesso si chiama la sergente Kay.
Se tu devi fare le scelte che vuoi. Non è sempre così facile, Brown. Lo so.